Buonasera a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24 e i principali titoli del nostro telegiornale. Alluvione del 2015 nel Cosentino, indagati anche Mario Oliverio e Mario Chiuto. A Catanzaro il sindaco Sergio Abramo traccia un bilancio e guarda al futuro. È stato sottoscritto l'accordo tra il Parco Nazionale della Sila e le associazioni iscritte nel Registro Nazionale, Regionale e Provinciale di Volontariato della Protezione Civile. È stata lanciata a Vibo Valentia la proposta di una città cardioprotetta. Emergono nuovi particolari all'indomani del sequestro di oltre 100 tra terreni agricoli e fabbricati interessati dall'alluvione del 2015 nella Sibaritide. Tra gli indagati anche il sindaco di Cosenza Mario Chiuto e il governatore calabrese Mario Oliverio. Sentiamo. Vedere immagini del genere e parlare di evento normale può sembrare una grossa contraddizione, ma l'alluvione che nel 2015 ha interessato il territorio di Corigliano e Rossano non può essere definito un evento eccezionale, ma solo scaturito dalla mano dell'uomo. Perché se per costruire si deve il corso di un fiume o si riduce l'alveo da 16 metri a 50 centimetri o da 38 metri a 8 o ancora da 115 a 18, la natura prima o poi si riprende i suoi spazi. Ad affermarlo sono i tecnici e gli inquirenti che hanno così commentato il sequestro di oltre 100 tra terreni agricoli e fabbricati nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri forestali del gruppo di Cosenza e i carabinieri del comando provinciale su disposizione della procura di Castrovillari. Coinvolte 195 persone iscritte nel registro degli indagati e tra loro anche sindaci e le più alte cariche a livello provinciale e regionale. Ma le indagini proseguono per chiarire ogni responsabilità e le dinamiche che hanno permesso di costruire anche laddove non sarebbe stato lecito. Questo è un primo intervento che è evidentemente necessitato da due fattori. Il primo è evitare evidentemente che situazioni di pericolo concreto, insomma, continuino a rimanere magari sulla testa di soggetti che sono inconsapevoli di questa situazione. E il secondo è evitare quello che purtroppo si sta verificando e abbiamo constatato in queste ore, cioè che nelle zone che erano già oggetto di insediamenti abusivi si è continuato a costruire, si è continuato addirittura nell'alveo di un fiume nella zona di Rossano, stanno realizzando dei palazzi, quindi una totale indifferenza e indolenza, mi sento di dire, rispetto a quello che è accaduto e rispetto a quelle che sono le regole per poter realizzare opere edilizie in questo territorio, anche in considerazione del fatto che gli eventi alluvionali che ci sono stati in media, diciamo, negli ultimi 15 anni in quella zona sono nella media di 2 all'anno. Non possiamo escludere, secondo i tecnici, che si verifichi un nuovo evento alluvionale, ovviamente con quella situazione che già abbiamo visto, perché non è cambiato nulla, anzi è peggiorata la situazione. Nel corso dei lavori della terza commissione sanità della Regione Calabria sono state approvate nuove proposte di legge a supporto del comparto. Vediamo com'è andata. La terza commissione consiliare sanità, attività sociali, culturali e formative ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri Gallo e Pedà, una proposta di legge di iniziativa della giunta regionale con cui si introducono modifiche al sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria. Un progetto di legge, ha dichiarato il presidente Mirabello, avvalorato da un'approfondita ed articolata mozione proposta e sottoscritta dai colleghi Gallo e giudice Andrea, approvata all'unanimità dalla commissione, che è frutto di una larga campagna d'ascolto culminata con l'audizione dei rappresentanti di ANCI Calabria, del sindaco di Catanzaro, del rappresentante dell'UPI e dei rappresentanti del forum del terzo settore di CGL CISL UIL, CONFAPI e AIAS Calabria. In seguito la commissione ha approvato altri provvedimenti, tra cui un testo di legge di iniziativa dello stesso presidente Mirabello per la tutela e la promozione del teatro amatoriale calabrese. Sì, oggi abbiamo fatto una seduta molto lunga a partire da un punto che è di straordinaria importanza, che riguarda l'audizione sullo stato di attuazione della riforma sul welfare, per la quale abbiamo sentito varie associazioni di categoria, l'ANCI, l'UPI, al fine di addivenire a una proposta unitaria che tra l'altro è stata racchiusa in una mozione sintetica, in cui sia il consigliere Gallo che il consigliere Orlandino Greco hanno riassunto la posizione, le posizioni emerse in commissione, e sarà approvata dal Consiglio regionale. E quindi abbiamo fatto questo lavoro importante per poi proseguire con la possibilità che ci siamo dati di licenziare testi di legge importanti come quello sul teatro amatoriale, come quello sulla
del collega Sergio, molto importante sul caregiver, e come anche le altre audizioni sul testo di legge relativo alla rimozione delle differenze di genere o delle disparità di genere nella nostra terra. Quindi un lavoro importante, lungo, impegnativo, ma che produrrà dei risultati che approderanno molto presto in aula. Continuano spediti i lavori della Commissione Vigilanza del Piano di Sviluppo Rurale. Soddisfazione sullo stato d'avanzamento dei lavori è stata espressa dal delegato all'agricoltura, il consigliere regionale Mauro Dacri. Una due giorni intensa, ricca, che ha visto il Dipartimento dell'Agricoltura interagire e confrontarsi con i referenti della Commissione Europea in tavoli tecnici per discutere dello stato dell'avanzamento del PSR. Questo è il terzo comitato di sorveglianza che facciamo. Il comitato di sorveglianza è previsto dai regolamenti comunitari, dove è importante perché la Commissione Europea viene, è un due giorni, un primo giorno viene e visita le aziende che sono state finanziate, controlla direttamente lo stato del finanziamento, tutte le procedure. Ieri l'abbiamo avuto qui sulla Media Valle Crati, dove hanno visitato delle aziende importantissime e sono rimaste anche impressionate positivamente dal modo in cui si fa impresa in Calabria. Siamo partiti dalla piccola impresa, abbiamo visitato anche le grandi realtà, quindi hanno visto che c'è voglia veramente di investire in Calabria. Poi ieri pomeriggio abbiamo fatto la tecnica, dove è giusto che si mettano a confronto la Commissione Europea, quindi il Dipartimento di Agricoltura, Arcea, per vedere lo stato d'attuazione di quanto riguardano i programmi. Stamattina invece è aperto il partenariato, quindi la Commissione Europea, oltre che col Dipartimento di Agricoltura, si confronta anche col partenariato sociale. Questo è un momento importante perché c'è il confronto reale, si vede lo stato di attuazione dei nostri programmi. Il dato che loro hanno sottolineato positivo è che la Calabria è sopra la media nazionale per quanto riguarda i pagamenti del piano di sviluppo rurale, anzi si avvicina alle medie europee. Su questo, sulla spesa, noi siamo una delle prime regioni, ci stiamo lavorando, abbiamo impegnato oltre il 93% del nostro budget. Poi ci stanno altri indicatori che vanno a dire, per poter far scattare la premialità, molti di questi indicatori noi li abbiamo già raggiunti, altri ci hanno dato pure dei consigli come raggiungerli in fretta. Noi stiamo lavorando per raggiungere questa premialità, perché questa vale circa 70 milioni di euro che noi possiamo investire nella nostra agricoltura calabrese sulle misure che tirano di più. Ad esempio sui giovani è stata una misura che ha tirato e stiamo lavorando su un nuovo bando, stiamo mettendo quasi 40 milioni di euro a un nuovo bando per i giovani, stiamo lavorando sul bando per quanto riguarda l'agroindustria. Poi siamo arrivati al taglianto di mezzo cammino del quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, e quindi è anche importante fare, anche dopo la commissione, aprire nuovamente un tavolo con le organizzazioni professionali e vedere quello che si deve cambiare e quello che si deve fare sul PSR. Non presentiamo i risultati dei singoli assessorati, ma dell'intera programmazione che abbiamo inteso portare avanti in questi anni su tematiche importanti quali i trasporti. Queste le parole del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo durante l'incontro con la stampa, dove ha tracciato un bilancio di quanto fatto fino ad ora. Una città proiettata verso il futuro, che cresce nelle cose concrete e vede concretizzarsi le promesse fatte negli anni. Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo traccia un bilancio di questo suo primo anno di nuova amministrazione. Non presentiamo il risultato dei singoli assessorati, perché comunque c'è stato un gran lavoro fatto da ogni singolo assessore, ma presentiamo la programmazione che abbiamo inteso portare avanti in questi anni su tematiche importanti come quello dei trasporti, del settore sanitario, dell'impiantistica scolastica, quella sportiva e soprattutto su quella ambientale. Poi sono queste leggi che prevedono il trasferimento dei poteri agli enti locali di tutta la programmazione che riguarda i rifiuti, l'acqua, quindi l'ambiente, il gas, il socioassistenziale. Quindi lì abbiamo dimostrato di essere capoluogo di regione, perché siamo arrivati primi dappertutto, siamo l'unico comune capoluogo di provincia che non è stato commissariato su queste tematiche, abbiamo le idee chiare, abbiamo attivato le procedure per prendere dei dirigenti specializzati. Vorrei ricordare che sull'ambiente abbiamo assunto il vecchio direttore generale della regione, che è stato direttore generale per 20 anni, e ricordo che l'impianto di Alle è stato già appaltato, l'impianto tecnologico è una cosa importantissima.
ma abbiamo anche su Agenda Urbana avuto la collaborazione del vecchio direttore dei fondi europei della Regione Calabria, con il quale abbiamo in pochissimo tempo stilato questo programma, portato avanti. Aspettiamo che la Regione lo deliberi, lo sta deliberando perché gli altri comuni non sono pronti, quindi abbiamo dimostrato che sulla programmazione il comune si è portato moltissimo avanti e credo che questo sia il modo migliore per far vedere che siamo comune capoluogo di regione. Non sono mancate le frecciatine all'indirizzo di Oliverio, è un chiaro segnale in direzione di quelle che saranno le prossime elezioni regionali. Sei catanzare prima in tutti i settori, ha detto Abramo, e ora che il prossimo presidente della regione sia un catanzarese perché abbiamo dimostrato di saper fare. E cambiamo argomento, è stata siglata una sinergia tra il Parco Nazionale della Sila e le associazioni iscritte nei registri di volontariato della Protezione Civile a tutela dell'ambiente. È stato sottoscritto l'accordo presso gli uffici UTB di Cosenza tra il Parco Nazionale della Sila e le associazioni iscritte nel Registro Nazionale, Regionale e Provinciale di Volontariato di Protezione Civile che hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata dall'ente Parco, il quale quest'anno ha messo a disposizione sia maggiori risorse finanziarie per le associazioni coinvolte che maggiori risorse umane impegnate nella campagna antincendio boschivo 2018. Avranno una parte del compenso che noi daremo sarà inversamente proporzionale rispetto al numero di incendi, quindi ci sarà questo incentivo in più quest'anno. Intanto sono persone che conoscono il territorio ovviamente e che lo amano e lo vivono perché sono persone del posto, quindi è molto importante che il controllo del territorio sia anche demandato, seppur parzialmente, alla comunità locale. E stiamo predisponendo una campagna di sensibilizzazione anche contro l'abbandono dei rifiuti, perché deve passare questo messaggio che la Sila è nostra, noi la dobbiamo preservare e bisogna fare in modo da avvisare prontamente se ci sono situazioni di pericolo e da prevenire, quindi lavorare moltissimo sulla prevenzione, sensibilizzare su questi aspetti, anche in vista della futura visita dell'UNESCO che dovrebbe venire in ottobre. Le attività che svolgeranno le associazioni che hanno sottoscritto l'importante protocollo saranno quelle di avvistamento antincendio e monitoraggio ambientale con velivoli ultraleggeri, attività di avvistamento antincendio e di vigilanza ambientale contro l'abbandono dei rifiuti con postazioni fisse e con pattugliamento all'interno del territorio del Parco Nazionale della Sila dal mese di luglio al mese di settembre del 2018. La prevenzione è di fondamentale importanza, anche rispetto agli eventi dello scorso anno che hanno devastato il territorio silano. L'ente parco quest'anno ha inteso potenziare proprio in quelle zone dove sono verificati gli eventi quasi tutti dolosi di incendi boschivi, potenziare la sorveglianza raddoppiando le turnazioni delle associazioni di volontariato. Infatti su alcune aree, il territorio è stato diviso in 10 aree, su alcune aree di particolare interesse, specialmente nelle aree diciamo MAB, quindi di particolare interesse dal punto di vista naturalistico e della biodiversità, verranno posizionate più associazioni che in questo modo avremo una sorveglianza maggiore del territorio. E sono anni che ci occupiamo dell'IB e abbiamo stipulato altre convenzioni oltre a queste, i ragazzi sono in tanti che stanno partecipando, anche quest'anno siamo in 20, stiamo dando il nostro contributo ormai da anni e penso che sia un valido aiuto perché comunque ci occupiamo del settore che noi abbiamo, il primo settore che parte dal nostro paese che si chiama Acri fino a Macrocioli, Longobucco, e quest'anno speriamo che non sia come gli altri anni, perché l'anno scorso abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo dato un contributo penso al massimo delle nostre forze. Aveva appena 12 anni la piccola Gabriella, morta dopo una leucemia fulminante che l'ha strappata agli affetti dei suoi cari. Il Rotary Club di Vibo Valentia ha voluto ricordarla attraverso una iniziativa in suo onore. Non si muore finché si è presenti nel cuore di chi ama. Non si muore soprattutto quando chi è andato via troppo presto è una dodicenne che appena 7 mesi fa è venuta a mancare improvvisamente a causa di una grave forma di leucemia. La sua morte sconvolse l'intera comunità vibonese che adesso ne vuole mantenere vivo il ricordo. L'emozione fu tantissima perché Gabriella Fusca se ne andò in appena 3 giorni lasciando la città attonita per una tragedia che ha segnato profondamente l'animo dei vibonesi. E sono in tanti che ne coltivano il
ricordo. Un ricordo che coniuga la malinconia con la fattività, coincidendo con iniziative che nel nome di Gabriella si contraddistinguono in maniera propositiva e solidale. Così è stato in questi giorni che coincidevano con il primo compleanno di Gabriella, festeggiato senza la sua presenza fisica, ma insieme a lei e per lei, celebrato con idee e progetti che lasciano il segno. È stato così per l'incontro organizzato nell'auditorium dello Spirito Santo, dove su iniziativa della Rotary Club si è suggellata una raccolta fondi in favore dell'associazione Peter Pan, fondata a Roma nel 1994, inizialmente rivolta all'assistenza presso il reparto di oncologia dell'ospedale Bambin Gesù, sia in termini di intrattenimento ludico dei bambini che di supporto morale e pratico alle famiglie. L'associazione si è attrezzata come centro di servizi, avendo realizzato strutture di accoglienza per le famiglie non residenti a Roma che vengono per curare i propri figli negli ospedali Bambin Gesù e Policlinico Umberto I. È stata una serata all'insegna dell'arte con l'esibizione della compagnia di teatro popolare, per poi passare nell'atrio di Palazzo Gagliardi con il concerto di due chitarristi allievi del Conservatorio Torre Franca, Enrico Damiano Vallone e Daniel Dramisino, che è culminato con il momento più significativo allorquando la presidente del Rotary Club Sonia Lampasi, con a fianco i genitori di Gabriella, Stefania Ursida e Gabriele Fusca, presente il sindaco. Una città cardioprotetta è l'idea per la città proposta dall'Associazione Medici Cattolici Italiani nell'ambito del cartellone dei concerti del giovedì, organizzato dal Conservatorio Fasto Torrefranca e Ama Calabria. Dopo Lions, Rotary, Croce Rossa e altre realtà associative che operano costantemente nel territorio vibonese, è toccato ai Medici Cattolici Italiani affiancare il Conservatorio Fausto Torrefranca e Ama Calabria nel cartellone di concerti del giovedì e proporre le loro idee per la città, cioè fare di Vibo Valentia una città cardioprotetta. Noi siamo contenti di aver partecipato a questa bellissima iniziativa, perché effettivamente oltre ad essere riuscita dà anche un contributo fattivo alla crescita culturale e sociale nella nostra città. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio presentando anche un progetto che dia anche contezza della nostra opera nel territorio e speriamo di riuscire a programmarlo e attuarlo nel tempo. Tutto nasce dall'epidemiologia, cioè noi abbiamo nella provincia di Vibo, come in tutta purtroppo l'Italia, un paziente che muore d'arresto cardiaco ogni 1000 abitanti all'anno. E sappiamo che i 5 minuti fatidici, dal momento in cui si ferma il cuore, in cui anche il cervello muore, sono dei minuti che sono assolutamente d'oro. Il 118, che in maniera egregia giunge sul posto, però non potrà mai giungere in 5 minuti per garantire la sopravvivenza di quel cervello. Quindi il razionale è iniziare subito le manovre rianimatorie lì sul posto, il famoso laico, cioè la persona non medico che assiste a questo arresto, e insieme al massaggio utilizzare il defibrillatore. E quindi il progetto PAD, Public Access Defibrillation, prevede l'istituzione all'interno della città di Vibo per ogni punto di particolare affluenza di pubblico e di cittadini una posizione di defibrillatore che deve essere usato da un laico che abbia fatto un corso e sappia come usare e sappia come fare il primo soccorso. Il massaggio cardiaco trova in questa fase una grande vetrina esponenziale nella legge sul primo soccorso a scuola, dove con l'articolo 1, come dice, della buona scuola, si istituisce nelle scuole il primo soccorso. Quindi il defibrillatore è un ulteriore suggello, un'ulteriore aggiunta alla famosa catena della sopravvivenza. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto nei prossimi appuntamenti di Calabria News 24 Informa e nel frattempo vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e buona serata a tutti voi.